La scienza sbaglia, io ne sono la prova. La storia inizia laddove i torrenti dell'ogna, del riso, del Nossana si mettono nelle acque del Serio, acque che danno il nome a tutto il territorio che si sviluppa a nord-est della città di Bergamo prendendo il nome di Volsiriana. Tra questo nugolo di casupole a Gorno nasce nel 1938 Giuseppe Guerinoni, il Guerinoni. A pochissima distanza da Gorno nel 1942 a Parre nasce Giovanni Bossetti, il Gianni di Parre e anche Vincenzo Bigoni. San Lorenzo di Rovetta a Villadogna dà invece i Natali nel 1947 il 23 febbraio a Esther Arzuffi che va giovanissimo a vivere a Villadogna. Le distanze tra Gorno, Parre, Ponteselva, Villadogna sono minime, difficile non conoscersi, non incontrarsi. La vita semplice degli abitanti degli alti valli imperniata sino agli inizi degli anni 50 sul lavoro dei campi, sulla pasturizia, sui telai di famiglia, sull'impiego, negli stabilimenti delle industrie tessili, subisce le leggi del progresso, del boom economico che sta per esplodere. La zona già teatro di insediamento di industrie tessili, soprattutto da parte della Fisti Rasini, operante a Villadogna nel settore cotoniero, con successo da tempo costituisce un punto fondamentale per lo sbocco all'impiego della manodopera locale e dell'intera zona. Territorialmente segregati tra queste casupole e operaie e operaie hanno il tempo di incontrarsi e frequentarsi. Le giovani e belle operaie diventano il sogno e il desiderio. Nei bar delle poste risuonano le note delle canzoni degli anni sessanta. La sera una dolce musica accompagna i sogni e i desideri. Il paesaggio fa il resto cime innevate, campi fioriti, il dolce rumore delle acque, i prati, la potenza esplosiva del nascente desiderio sessuale, l'innocenza della gioventù, le fragorose risate, gli amicamenti, i sorrisi, un insieme un detonatore per amori, incontri, baci notti d'amore. Vincenzo, Giovanni, Giuseppe ed Esther vivono qui, si frequentano, si conoscono, per motivi di lavoro si frequentano giornalmente, fuori dal lavoro anche. Il bar delle vecchie poste è il loro punto d'incontro, soprattutto per Vincenzo e Giuseppe, colleghi di lavoro, entrambi giovani autisti di Pullman, vanno su e giù da Bergamo per la Val Siriana e dalla Val Siriana per Bergamo attraverso i paesi, trasportando come passeggeri operai, operai e studenti, tutti i giorni. Nei momenti di pausa sostano nei bar, prima di riprendere il lavoro. Poi Giuseppe, il guirinoni, l'affascinante guirinoni, l'uomo con la U maiuscola, come l'ha definito un suo amico, ultimato il lavoro, parcheggia il suo tramino, colore arancione, di fronte a casa sua, nel curvone, dove sono gli stabili delle case popolari, vicino agli stabilimenti tessili, dove ha trovato lavoro, assieme ad altre centinaia di operaia, la bella, giovane, e prosperosa Esther. Giovanni, il Gianni, il Bello e coetaneo di Vincenzo, entrambi più piccoli di qualche anno del loro amico Giuseppe, il Guirinoni. In qualche modo il Gianni è legato sentimentalmente al lavoro di autista che svolgono i suoi due amici. Il padre, infatti, durante il periodo della guerra svolgeva sotto l'esercito le mansioni di autista, attività che aveva continuato a praticare anche nella vita civile. Proprio negli stabilimenti Pozzi dove lui presta ora lavoro. Sono amici, si frequentano: Vincenzo, Gianni e Giuseppe. Sono giovani e belli, pieni di vita e di entusiasmo. Per loro trovare una ragazza non è un problema, dal momento che hanno ampia possibilità di scelta e anche perché sono essi stessi oggetto di desiderio da parte di tante. Esther, la bella Esther, operaia, la festa Rasini, abita al Pestù antico stabile dove un maglio provvede a triturare i vesti delle piante e le cortecce. La casa, adorna di ornamenti coperta di neve, emerge d'inverno tra i campi innevati. A primavera brilla, al pari della prorompente bellezza della sua inquilina. D'estate e d'autunno, grazie ad esteri, il pestù diventa una calamita, il gianni, il Bossetti. Gianni il bello frequenta Esther, ne rimane affascinato, la corteggia, la desidera, la vuole, la sposa. E il 1966, prima di lui era convolato a nozze anche il Guirinoni, il noto e ricercato fascinoso Guirinoni deve cedere di fronte alle grazie della sua Laura. E il 1963, anche il loro amico Vincenzo non è da meno, sposa Miranda, una ragazza di Parre. Apparre e abita vicino all'amico e collega di lavoro Vincenzo, anche il Guirinoni con la sua Laura. Anche dopo i rispettivi matrimoni, Gianni, Vincenzo, Giuseppe ed Ester continuano a frequentarsi. Sono giovani, si va al bar, si va nelle balere, si canta, si balla, si frequenta qualche baita e si continua a lavorare. Continuano il loro solito lavoro di autisti Vincenzo e Giuseppe. Giuseppe su richiesta del loro amico Gianni accompagna al lavoro la bella Ester. Per lo più nella macchina di Giuseppe, incaricato di tale, compito, di tale compito, si ritrova anche Vincenzo. Tutti i giorni, la mattina presto, la sveglia suona alle 5. Poi via. Giuseppe e Vincenzo accompagnano Estera al lavoro prima di iniziare anche loro il solito percorso. La sera, anche se ora più raramente, ci si incontra al bar, poi tutti a far rientro nelle rispettive case. Il legame tra i quattro è solido, tanto che non riescono a distaccarsi più di tanto l'uno dall'altro. Coincidenze fortuite portano Giuseppe prima ad essere vicino di casa di Vincenzo a Parre e poi vicino di casa di Estere e Gianni a Ponte Selva di Parre. Vivono quasi in simbiosi i quattro, difficilmente riescono a non frequentarsi e a rimanere lontani, costretti anche ad una vicinanza quasi imposta da motivi di lavoro e di ambientazione ristretta. Preferiscono anche abitare fisicamente gli stessi posti. Dopo il matrimonio avvenuto nel 1966, a distanza di qualche mese dallo stesso, il 18 settembre 1966, i due sposini, Esther e Gianni, vanno ad vivere a Ponte Selva di Parre. Qualche mese dopo, il 5 novembre 1966, anche Giuseppe e Laura D'Agorno si spostano a Ponte Selva di Parre e vanno ad abitare in una casa poco distante da quella di Giovanni ed Esther. Anche da sposati, sia Gianni, sia Giuseppe, sia Vincenzo mantengono inalterata la loro vecchia amicizia, confidandosi tra loro e rimanendo uniti incuranti di qualche malevola chiacchiera che talvolta circola su di loro. Solo voci e niente più. La loro amicizia va oltre ogni pettegolezza o maldicenza. Gli anni passano, le cose cambiano, le aspettative di Bossetti Gianni mutano. Tre anni dopo è il 1969 maggio. Desideroso di mutare ambiente e lavoro, il Bossetti Gianni decide unitamente alla moglie estera di dare una svolta alla propria vita e cercare altro impiego. Non hanno ancora figli e possono così decidere più liberamente nel prendere la decisione di dare una svolta alla propria vita. Sono gli anni del boom economico. Trovare lavoro non è difficile, basta cercarlo. Il lavoro si trova un po' ovunque. Il Gianni lo trova a Brembati di sopra, alla Filco, una società americana che proprio a Brembati aveva deciso di insediare in Italia il suo stabilimento per la produzione di elettrodomestici, radio, televisori e quant'altro. Si stabilisce qui insieme alla Bella Estere. Il guerinone rimane con la moglie a Ponte Selva di Parre. Nel 1966 nasce il suo primo figlio, Pierpaolo nel 1967 viene alla luce Diego, infine completa la famiglia di Giuseppe Guerinoni, la figlia Daniela, a cui il padre Giuseppe Benedetto Guerinoni, quando si reca a Salice Terme per sottoporsi a cure termali, è solito spedire cartoline di saluto, corrispondenza che la figlia Daniela gelosamente conserva. Il Guerinoni, a parte il periodo del servizio militare prestato a Roma e i periodi relativi alle cure termali trascorsi a salice terme, non si allontana mai dalle zone dove vive e lavora tra la Val del Riso e la Valle Siriana. Prima di essere assunto nel 1964 come artista di linea, aveva operato in proprio come autista disponendogli un camion personale e ancora in precedenza aveva lavorato in fonderia. La sua attività lavorativa, una volta assunto, si svolgerà sempre in questi luoghi per tutto l'arco del suo periodo lavorativo. Non effettua viaggi oltre queste zone, nonostante le distanze, i rapporti tra Giuseppe, Gianni, Vincenzo ed Ester rimangono, anche se le frequentazioni sono molto più rare. Rimane tra i quattro quell'amicizia profonda che si crea salda e complice tra gli amici di infanzia e di giochi, di gioventù e talvolta di lavoro. Tanto che Vincenzo il Bigoni diventa spesso e volentieri il depositario confidenziale di Giuseppe Guerinoni, che in un momento particolare gli avrebbe confidato di avere messo incinta una ragazza, una ragazza di San Lorenzo di Rovetta. Un segreto. L'unico pericolo è che Vincenzo possa a sua volta farne partecipe il coetaneo, amico Giovanni. Il segreto non andrà oltre, rimarrà tale. Rimane il dubbio del perché di questa personalissima confessione. Esisteva tra i tre amici una totale confidenza tale che il segreto fosse poi noto a tutti e tre. Forse il Guirinone voleva servirsi di Vincenzo affinché il Bossetti sapesse, il dubbio rimane. Le frequentazioni tra i tre amici continuano, anche se si fanno sempre più sporadiche, nonostante l'immutato senso di amicizia e complicità che sempre li unisce. Guerinoni si ritrova talvolta con il Bossetti Gianni quando con le rispettive mogli vanno a fare acquisti, visite o ad espletare pratiche a Bergamo. E il 1970, all'inizio dei primi mesi dell'anno, Esther Arzuffi in Bossetti rimane incinta, una maternità difficile, a rischio che la costringerà a letto per quasi l'intero corso della stessa gravidanza. Il 28 ottobre 1970 mette al mondo prematuramente, sono trascorsi solo otto mesi, due gemelli, un maschio e una femmina. Al maschio viene imposto il nome di Massimo Giuseppe, primo nome Massimo, secondo nome Giuseppe: così come da desiderio del padre di Esther che porta il nome di Giuseppe. Alla femmina vengono dati i nomi di Laura Letizia dai nomi di una zia di Esther. La famiglia Bossetti si amplierà ancora alcuni anni dopo con la nascita di Fabio, l'ultimo del nucleo familiare. Poche le notizie su Vincenzo Bigoni, che ha continuato a vivere a Parre unitamente alla moglie Miranda, sempre in costante contatto con Giuseppe e talvolta entrambi, Giuseppe e Vincenzo, in contatto con il Gianni. Gli anni passano, i decenni si susseguono ai decenni, i capelli diventano grigi, i figli crescono. I figli del Guerinoni, divenuti grandi, abbandonano la Val Siriana e vanno a vivere altrove. Il figlio più grande di Giuseppe Benedetto Guerinoni, questo è il vero nome completo dell'autista di Gorno, il figlio Pierpaolo Guerinoni va ad abitare a Frosinone. Anche la figlia Daniela e il figlio Diego si allontanano per motivi di lavoro e di scelta dalla Val Siriana. Vincenzo Bigoni con la moglie Miranda rimane a Parre, solo con la moglie Laura rimane anche Giuseppe. A Brembati di sopra il ragazzino che scorazzava per le vie del paese in bicicletta è diventato grande, è Massimo Bossetti, il primogenito maschio di essere Giovanni Bossetti, tanto grande che nel 1999 con volo a nozze e sposa marita Come. Il 1999 è anche l'anno che all'età di 60 anni muore Guirinoni Giuseppe, se ne va prematuramente l'amico, il compagno di lavoro, il compagno d'infanzia, il compagno di gioventù di Vincenzo Bigoni, di Giovanni Bossetti e della moglie estera. Per 30 anni Vincenzo Bigoni ha tenuto per sé le confidenze dell'amico. Ho messo incinta una ragazza, una ragazza di San Lorenzo di Rovetta. Il Guirinoni porta con sé nella tomba il suo segreto. Tumulate con la morte del Guirinoni anche le chiacchiere, le maldicenze del paese e l'ombra di qualche dubbio. Che a tratti potrebbe essersi insinuata a seguito dei Petegolisti nella mente di Giovanni Bossetti, tranquillizzato in questo dalla costante presenza accanto a sé della moglie Estere, che gli è stata sempre accanto ormai da trenta e più anni dal loro sì, dal loro matrimonio. Dopo il matrimonio del loro primogenito Massimo Giuseppe, i coniugi Estere e Giovanni Bossetti nel 2002 lasciano Brembate di sopra per andare a vivere a Terno d'isola. Massimo Bossetti andrà, dopo il matrimonio con Comi Marita nel 1999, andrà a vivere nella piana di Mappello, nella villetta a due piani di proprietà della famiglia della moglie. Al piano inferiore si stabilisce la suocera Delina Boris, che aiuterà la figlia Marita e il genero Massimo a portare avanti i tre figli che hanno avuto durante il loro matrimonio. Il tempo passa, gli stabilimenti della Pozzi, della Festirasini, della Filco, decaduti dal loro antico splendore, logorati dal tempo, hanno chiuso e o non attraggono più. Ponte Selva, con il suo park Hotel, non è più la piccola Parigi di un tempo, la dispensatrice di piaceri e sogni, e il Pestù è privo ormai da tempo della folgorante bellezza della sua estere. Gianni ed Estere vivono dal 2002 a Ternodisova, malaticcio e pensionato, lui guarda gli altri giocare alle bocce, non ha le forze lui per partecipare, oppure va al bar, ma lo si vede sempre più raramente. Ester, come badante, accudisce un'anziana signora malata di Alzheimer. Il tempo ha modificato l'esistenza di Vincenzo, Giuseppe, Giovanni ed Ester, quattro amici che si incontravano tutte le sere al vecchio bar delle Poste, amici pieni di vita, di sogni, di desideri e speranze. Con la morte di Giuseppe, il Guerinoni sono rimasti in tre. Il malaticcio Gianni, l'enigmatica estere Vincenzo, il custode del segreto che il defunto collega autista e amico Giuseppe gli aveva quasi ora 50 anni prima affidato. Ho messo incinta una ragazza, una ragazza di San Lorenzo di Rovetta. L'esistenza dei tre superstiti sembra avviarsi serenamente verso il declino quando delle vicissitudini simili a brevi scosse di terremoto iniziano a trasformare il declino verso la vecchiaia in un incubo. La prima ad avvertire qualche brivido è la moglie del defunto Giuseppe Guerinoni Laura. Un lontano parente di suo marito, un certo Damiano Guerinoni, sottoposto ad analisi del DNA, presenterebbe forti similitudini di raffronto. Con le tracce di DNA rinvenute sugli slepi di una tredicenne Iara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra e rinvenuta a cadavere in un campo di Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011. I militari sottopongono tutto il ceppo dei Guerinoni, 12 ceppi in tutto, ad un serrato controllo genetico attraverso il predievo salivare del loro DNA. Laura, oltre che il marito che di cognome fa Guerinoni, ha anche due figli che portano lo stesso cognome Pierpaolo e Diego Guerinoni, oltre che una figlia Daniela Guerinoni. La vedova di Guerinoni, la signora Laura, trema paura. I suoi due figli, Pierpaolo e Diego, vengono sottoposti ad intercettazione ambientale e poi sottoposti al prelievo degli NA. L'esame esclude il loro coinvolgimento, viene accertata la loro totale estraneità alla vicenda come quella di Damiano Guerinoni in quanto all'estero. Sembra tutto finito per la signora Laura, vedova Guerinoni. Le analisi però certificano che il DNA di suo figlio Pierpaolo è pressoché identico, quasi perfettamente similare alla traccia del DNA di uno sconosciuto soggetto maschile Rinvenuta negli slippi di Yara, la vittima tredicenne di brembate di sopra, traccia di un soggetto sconosciuto che sarà identificato e denominato ignoto 1. Il DNA di ignoto 1 differisce dal DNA del suo figlio Pierpaolo solo per un'inizia. La signora Laura si rasserena e solo un attimo perché secondo quanto le viene riferito, ignoto 1 sarebbe il frutto di una relazione che il suo marito avrebbe avuto con altra donna e che ignoto 1 sarebbe il figlio naturale del suo defunto marito Guerinoni Giuseppe. La donna viene così a sapere di essere stata tradita a sua insaputa e che i suoi figli, Pierpaolo, Diego e Daniela, avrebbero in ignoto 1 un consanguineo. I militari chiedono aiuto alla vedova, in particolare la invocano di fare memoria su presunti amanti fisse o occasionali, che suo marito avrebbe avuto, la donna dichiara di non essere in alcun modo loro d'aiuto. Aiuto che viene casualmente fornito agli inquirenti dalla figlia dello stesso Guirinoni Giuseppe, la figlia Daniela, che fornisce agli inquirenti stessi vecchie cartoline che il padre gli spediva dalle terme di sale ciaerme ed una vecchia patente sulla quale sono ancora attaccate le marche da bollo. Sui francobolli delle cartoline e sulle marche sarebbe rimasta conservata la sua stessa saliva che lo stesso Guerinoni avrebbe usato come colla. È finita? No. Per avere certezza assoluta che ignoto 1 è veramente figlio naturale di Guirinoni Giuseppe, la salma del marito viene riesumata e sottoposta ad analisi. Gli inquirenti vogliono una controprova di quanto da loro accertato. Il 7 marzo del 2013... Una volta riesumata la salma di Giuseppe Guerinoni viene trasferita e portata presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo per le operazioni preliminari riguardanti l'individuazione delle parti del cadavere da utilizzare per effettuare le analisi del DNA. Le operazioni riguardano inizialmente la verifica della cassa, si provvede poi ad effettuare numerosi rilievi fotografici. Presenti in questa fase per il riconoscimento dei resti mortali anche i familiari del defunto che riconoscono il loro congiunto dal momento che, nonostante fosse trascorso tanto tempo, i tratti somatici erano ancora visibili. Vengono scattate ulteriori fotografie. Tra l'altro la conferma del riconoscimento viene avvalorata altresì dal fatto che all'interno della cassa è rinvenuta una lettera che era stata posta all'interno della cassa stessa prima che il Guerinone Giuseppe Benedetto fosse sepolto. È stata data lettura nell'occasione del contenuto della lettera. I tessuti del cadavere non risultavano molto compromessi. Il prelievo ha riguardato le unghie da entrambe le mani e parti delle ossa femorali. Sottoposti ad analisi, i prelievi hanno fornito risultati perfettamente interpretabili. Nonostante gli anni trascorsi, deceduto nel 1999, il DNA si è conservato in maniera adeguata da consentire una corretta lettura. Acquisiti i dati completi dei tessuti ossi di Guirinoni e Giuseppe, si è proceduto in seguito al confronto tra la metà del DNA di Giuseppe Guerinoni e la metà del DNA di Gnotto 1, confronto fatto su 28 marcatori. La corrispondenza è stata 28 marcatori su 28. Conclusione, il signor Giuseppe è il papà di Gnotto 1. La signora Laura, vedova Guerinone Giuseppe, vede attorno a sé crollare il mondo. Ciò che probabilmente in vita aveva sempre sospettato, ma anche sempre taciuto a se stessa, è ora palese, certo, evidente, certificato dalla scienza. Il segreto che Giuseppe aveva voluto portare via con sé nella tomba per non ferire figli, mogli, amici, è stato riesumato, scoperto, portato a conoscenza di tutti, di troppi. Laura, impietrita dal dolore, ancora incredula, abbandona la casa dove ha sempre vissuto per fare ritorno nella sua casa di Clusione. Le vicende che riguardano Giuseppe Guerinoni fanno tremare anche Vincenzo Bigoni che ripensa a quanto oltre i 40 anni prima gli aveva confidato l'amico fraterno Guirinoni Giuseppe. Ho messo incinta una ragazza, una ragazza di San Lorenzo di Rovetta. Anche lui, per rimanere fedele all'amico, vorrebbe portare con sé per sempre questo segreto sino alla tomba. Le voci però circolano. Tutti sanno, i militari compresi, che lui era il collega di lavoro del defunto autista Guirinoni. È indeciso se presentarsi o meno per fornire dettagli. Sa che prima o poi lo chiameranno. È indeciso se presentarsi o meno. Oltre che tradire il segreto, ha paura di coinvolgere in questa storia anche l'altro loro amico comune, Bossetti Gianni, e anche la moglie Esther. In qualche modo ha sempre avuto paura di confessare anche a se stesso quel che in fondo probabilmente pensava. E ha sempre pensato che quella bella ragazza di San Lorenzo di Rovetta che aveva messo incinta il Guerinone Giuseppe altra non fosse che la bella prorompente avvenente Ester. La Ester che tutte le mattine alle prime luci dell'alba accompagnavano al lavoro. No, impossibile. Forse un'altra, sempre di Rovetta. D'altronde il Guerinone era un bell'uomo, piaceva tante, e poi Ester era già andata via, si era trasferita a Brembate molto prima, impossibile. Eppure. Nel dubbio Vincenzo Vigoni tiene ancora per sé il suo segreto, poco tempo, perché viene convocato dai carabinieri per riferire quanto a sua conoscenza sulla vita del suo collega e amico di sempre l'autista Giuseppe Guerinoni da Gorno, il bell'uomo della zona. Mette a verbale a me Guerinoni aveva detto di una ragazza di rovetta, sarà stato tra il 1965 e il 1970. Non sapevo chi fosse. L'ho detto allora e lo dico anche adesso. Ma poi lascio intuire che forse qualcosa sapeva. Quando è uscita la notizia di Ara e del figlio illegittimo di Guerinoni ho detto non sarà quella storia di quando aveva messo incinta quella. Vincenzo Bigone continua, ho lasciato passare qualche giorno ma poi mi hanno chiamato i carabinieri. Bigone vieni qui, tocca a te. Quel segreto che il Guirinoni gli aveva fraternamente confessato non è più tale, anzi la sua confessione avvalora la tesi di un figlio illegittimo avuto dal Guirinoni, là dove afferma che lo stesso Guirinoni dichiara di aver in quel periodo messo incinta una ragazza. Da questo momento in poi l'ormai più che settantenne Vincenzo Brigoni esce di cena, con l'amarezza di non aver potuto custodire sino in fondo il segreto affidatogli e il personale crucio di aver contribuito a riesumare una storia che potrebbe coinvolgere in modo drammatico sia il, co il coetaneo e amico Giovanni, sia la moglie Esther, e sia anche lo scomparso Giuseppe Guerinoni, un calice amaro a conclusione della loro frequentazione d'amicizia, amicizia, reso ancora più amaro dal fatto che probabilmente ora diventa custode di un segreto o quantomeno di un dubbio ancora molto più grave da conservare e custodire. Il dubbio che un figlio di Ester possa in qualche modo la scomparsa e l'omicidio di Ara. Quando è uscita la notizia di Ara e del figlio illegittimo di Guerinoni ho detto, non sarà quella storia di quando aveva messo incinta quella? Un atroce dubbio il suo che l'accompagnerà ogni giorno. I coniugi Bossetti, Bossetti Giovanni ed Ester Arzufi seguono probabilmente il caso della scomparsa di Ara Gambirasio avvenuto a Brembate di sopra il 26 novembre 2010 come tante e tantissime altre persone. Loro però hanno un motivo in più. Hanno vissuto nel paese di Ara dal 1969, provenienti da Ponte Selva di Parre sino al 2002, quando si sono trasferiti a Ternodisola. 30 e passa anni. La vicenda poi del Guerinoni li coinvolge anche in prima persona dal momento che era loro amico e conoscente. Certamente saranno rimasti profondamente turbati per la vicenda del loro amico defunto Giuseppe, e probabilmente ancora posti più in apprensione dalle dichiarazioni dell'altro loro conoscente amico Vincenzo Bigoni. Tuttavia, entrambi, sia Ester sia Giovanni Bossetti, hanno un motivo molto valido per fugare le apprensioni e i dubbi, che per motivi diversi li atanagliano. Ester Arzuffi, in data 27 luglio 2012, viene sottoposta al pari di numerose altre donne al prelievo del campione salivare, esame fatto circa otto mesi prima di quello effettuato il 7 marzo 2013 sul corpo riesumato di, di Guerinoni Giuseppe. In seguito a questo esame alla comparazione del suo DNA con la traccia rinvenuta sugli slippi di Ara, non era stata notificata all'interessata Esther Arzufi nessuna comunicazione. Segno questo che la sua persona era stata esclusa dalla lista delle possibili donne che avrebbero dato un figlio illegittimo all'autista di Gorno, il Guerinoni. Un sospiro di sollievo per entrambi i coniugi, soprattutto per Giovanni Bossetti, che grazie alla scienza finalmente viene liberato dal sospetto che probabilmente lo ha accompagnato sinora. Un sospiro di sollievo anche per Esther Arzufi, che, che al contrario del marito Giovanni probabilmente sa molte più cose, ma si rifiuta nel modo più assoluto di poter pensare che uno dei suoi figli possa essersi macchiato. Di un, così grave, di un così grave crimine. La sua esclusione dalle liste la rassicura. Le ricerche le indagini sull'omicidio di Ara nella ricerca del colpevole non si arrestano. Continuano inesorabili nonostante intoppi e vicissitudine contrarie. Fallito un tentativo, gli inquirenti implacabili ne percorrono altri. Accertato che Guirinone Giuseppe era il papà di Gnoto Uno, per risalire in 8 1 occorreva quindi cercare un figlio naturale di Giuseppe Guerinoni e la donna con cui ebbe questa relazione. Il Guerinoni, a parte il periodo del servizio militare prestato a Roma e i periodi relativi alle cure termali trascorsi a Salici Terme, aveva sempre vissuto ed operato tra la Val del Riso e la Val Siriana. Si doveva cercare un fratello naturale di Pierpaolo che doveva essere stato... Concepito da altra donna. Si decise di andare direttamente a chiedere ai familiari dei Guirinoni stesso, parlando anche con la moglie, circa una relazione del marito con altra donna. Ma per quanto facessero memoria, non furono di, molta, di molto aiuto su questo punto, non sapendo se il loro genitore avesse avuto relazioni fisse con altre donne. Si scandagliò il vissuto di Giuseppe Guirinoni a partire da quando frequentava le scuole anche con l'aiuto dei suoi amici di lavoro e di chi lo frequentava, chiedendo aiuto anche ai proprietari dei locali dove il Guerinoni era solito recarsi. Si cerca in zona, si cerca nei luoghi, nei luoghi in cui il Guerinoni prestava lavoro o nei luoghi in cui ha risieduto. Presumibilmente, per ragioni di praticità, come è stato detto, la donna doveva essere ricercata in questo ambito ristretto, anche perché, a parte il servizio militare prestato a Roma, e i periodi trascorsi per cure termali a salice cioè Terme. Il Guerinoni non si era mai allontanato dai comuni della Val Seriana, Val del Riso e comuni della Bargamasca. Giuseppe Guerinoni inizialmente fa l'autista con un camion personale, poi lavora in fonderia e nel 1964 viene assunto come autista di linea. La tratta stradale su cui opera è molto limitata lungo i tratti della Valle Siriana e della Valle Brembana. La sua attività lavorativa si svolge sempre in questi luoghi per tutto l'arco del suo lavoro, non effettua viaggio oltre queste zone. Benedetto Guerinoni, Giuseppe, nasce a Gorno nel 1938 e lì abita. Contrae matrimonio sempre a Gorno nel 1963. Nel 1966 si trasferisce a Parre. Nel 1966 nasce Pierpaolo, nel 1967 Diego avrà anche una figlia Daniela. Si cerca dappertutto, seguendo un po' tutte le piste, la donna con cui Giuseppe Guerinoni ha avuto questa relazione occasionale. Le prime ricerche sul vissuto del Guerinoni partono dalla sua infanzia, si scavano nel contesto scolastico, tra i vicini di casa, si interrogano i compagni di lavoro, si interrogano le ragazze che allora servivano nei bar che lui frequentava durante le pause di lavoro tra una corsa e l'altra. Si parla con gli anziani della zona, sollecitandone i ricordi per sapere le eventuali frequentazioni occasionali femminili del Guerinoni, se l'abbiano mai visto con qualche donna. Da queste ricerche spunta il nome di una donna di Rovetta da lui frequentata, ma dai controlli effettuati questa non era la donna che aveva messo al mondo un suo figlio naturale. D'Agorno, come si è detto, si trasferisce a Parre nel 1966. Si cerca anche tra le donne che in quel periodo si prostituivano, tra le donne che all'epoca frequentavano locali notturni per sapere, da queste, se avessero ricordo di una relazione occasionale del guerinone con qualche donna di questo mondo. La polizia di Stato cerca di trovare questa donna in tutti i modi per individuare e risalire con certezza a ignoto uno. Anche attraverso l'esame della parte mitocondriale del DNA, quella parte del DNA che ciascuna mamma trasmette ai propri figli, sia essi maschi che femmini, attraverso i mitocondri. Tra le varie ipotesi, si è pensato che si potesse trattare di una donna che, dopo aver partorito per nascondere l'accaduto, per non renderlo pubblico o peraltro, avesse deciso di abbandonare i figli, consegnandolo magari a qualche istituto. Oppure la madre aveva deciso di sposare un uomo che avesse dato il proprio cognome ai figli. Si è provveduto a richiedere le, gli elenchi dei figli DNN ai comuni anagrafici, dei figli affidati all'Istituto d'Infanzia e Assistenza a Maternità, ancora gli elenchi di tutti i figli abbandonati a partire dal 1956, quando il Guerinoni aveva circa 17 anni. Acquisiti poi gli elenchi dei nati in tutte le strutture ospedaliere dal 1953 al 1975 non riconosciuti dal padre o dalla madre. L'idea investigativa è stata quella di acquisire gli elenchi delle donne madri poi che hanno trasferito la residenza o si sono mosse anagraficamente entro il perimetro dei comuni dell'Alta Valseriana. La caccia alla donna si sviluppa tra i paesi della Val del Riso e dell'Alta Val Siriana, con particolare riferimento ai paesi dell'isola. Era qui che era avvenuto il fatto, la relazione che la donna avrebbe avuto. In seguito a questa idea investigativa vengono sottoposte a controllo 539 persone, 252 maschi e 287 femmine. Si è passati poi a 184 femmine, ridotte poi ancora per motivi investigativi a sole 33. Si è provveduto a procedere poi al prelievo salivare nei confronti di queste 33 donne. Tra queste figura Esther Arzuffi, che viene sottoposta all'esame del DNA il 27 luglio 2012 presso la Questura di Bergamo. L'invito un biglietto a presentarsi in Questura per le ore 10. Le era stato consegnato il giorno prima. E qui a Ternodisola, che Esther, nonostante non abbia ricevuto nessuna comunicazione dopo l'analisi del suo DNA, si sente forse al sicuro, ma anche probabilmente braccata. Al sicuro perché dopo il predievo salivare è venuto in questura nulla le è stato comunicato. È perché l'esito del confronto del suo DNA mitocondriale con quello del DNA mitocondriale rinvenuto sugli slip della vittima, la tredicenne Yara Cambirasio, effettuato dal biologo Giardina, aveva dato esito negativo. L'errore dovuto al fatto che il confronto era avvenuto sull'unico DNA mitocondriale che emergeva chiaramente dalla traccia mista, ma questo era quello di Yara. Non essendo stata d'aiuto la via scelta del confronto con il DNA mitocondriale, si è pensato quindi di confrontare il DNA nucleare dei 539 prelievi salivari con il DNA nucleare rinvenuti nella traccia mista. E il 13 giugno del 2014 il profilo di Esther Arzuffi combacia perfettamente con quello di Gnotto 1, Esther Arzuffi e sua madre. Da qui ad arrivare a Massimo Giuseppe Bossetti, un attimo, fermato a un posto di blocco, sottoposto ad analisi alcolica, lascia sugli indumenti dei militari traccia del suo DNA, analizzato il quale si scopre che ignoto uno è Massimo Giuseppe Bossetti. Tre giorni dopo, il 16 giugno del 2014, l'arresto con l'accusa di omicidio aggravato. Verso le ore 19 della stessa sera vengono convocati presso le carceri di Via Gleno a Bergamo. I componenti familiari dell'imputato, dove vengono sottoposti ad un estenuante interrogatorio, sino all'alba. Il 17 giugno, a terno d'isola, l'amaro sfogo di Giovanni Bossetti nei confronti della moglie: Che vergogna, sono stato ingannato per 40 anni, mi hai rovinato, mi hai preso in giro. A nulla valgono le dichiarazioni della moglie, che lo rassicura in continuazione sulla paternità di Massimo. Sono giorni d'inferno per Giovanni Bossetti, apprende nella maniera più tragica che suo figlio Massimo non è suo figlio, che Massimo è imputato di omicidio aggravato, che Laura Letizia non è sua figlia. Come se non bastasse apprende negli stessi giorni che è malato di tumore. Il 19 giugno verrà ricoverato in condizioni disperate in terapia intensiva, grazie all'aiuto di sua moglie Ester e della figlia Laura che comunque lo assistono in continuazione e lo tranquillizzano. Nonostante l'evidenza scientifica sulla per loro assurda verità asserita dalla scienza, Giovanni Bossetti sembra riprendersi, ma non reggerà a lungo. Il 25 dicembre del 2016 muore senza aver potuto conoscere sino in fondo la verità. Morirà nella speranza che la scienza abbia sbagliato, nella speranza che Massimo sia innocente e che Massimo e Laura e i suoi due amati gemelli siano solo suoi e solamente suoi. Così come ripetutogli più volte da sua moglie Esther, che sino alla morte gli è stata vicina. Porterà nella tomba i suoi dubbi, quei dubbi che avevano assillato i suoi compagni di un tempo, il Vincenzo e il Guirinoni. Gli stessi dubbi che probabilmente hanno assillato tutta l'esistenza di Esther, che sconfessando tutti e tutto afferma decisa: la scienza sbaglia, io ne sono la prova, a ribadire la sua innocenza. 29esima udienza, 24 febbraio 2016, persone citate. Azzolin Alma, testimone d'accusa, casalinga, 65 anni di trescore balneare, la quale in data 24 novembre 2014 ebbe a dichiarare di avere visto l'imputato in compagnia di una ragazza dalle sembianze di Ara, insieme su un'auto lunga e grigia. Secondo teste, Locatelli Rodolfo, compagno di Cella di Bossetti, Massimo Giuseppe, nelle carceri di Via Gleno a Bergamo, il quale ebbe a osservare che il suo compagno, Massimo Bossetti, prestava particolare attenzione in televisione e sui giornali alle ragazze minorenni. La prima persona chiamata a deporre in un'aula grimita in ogni ordine di posti è la signora Alma Azzolini. La stessa Alma Azzolin, in data 24 novembre 2014, era stata sentita dagli inquirenti. La signora Alma Azzolin conferma di avere visto a di sopra la vittima e l'imputato assieme, seduti in una macchina, una station wagon. La signora, su richiesta del PM, fornisce i dati della sua residenza e poi, sollecitata dallo stesso, procede alla esposizione dei fatti. Dichiara che la figlia a partire dal 2007 sino al 27 settembre 2010 ha frequentato Brembate di sopra in quanto componenti di una squadra femminile di ciclismo. I giorni di allenamento erano stabiliti nei giorni di martedì e giovedì. L'attività si svolgeva dalle ore 9 sino alle ore 12.30. 12 Accompagnava personalmente la figlia con la sua macchina. PM, ricorda qualche episodio particolare? Azzolini, una mattina mi sono recata nel parcheggio del cimitero di fronte al palazzetto dello sport. Nel parcheggio ero sola, c'ero solo io. Ero in attesa di andare in bagno quando è sopraggiunta una macchina, una station wagon, la marca non la so. È entrato questo signore, passato di fronte e andato a parcheggiare vicino all'entrata dello stesso parcheggio. Aspettavo che andasse via, avevo necessità di andare in bagno, non andavo via, sono scesa. Nella macchina di questo signore è entrata una ragazza, avrò avuto 13, 14, 15 anni. È entrata in macchina. PM, pantaloni, gonna. Azzolin, non mi ricordo, era gambe scoperte, pantaloncini corti, è entrata correndo, si è infilata. Nel passare ho guardato, sono rimasta impressionata dagli occhi chiarissimi di lui che mi fissavano in continuazione. Mi ha messo a disagio, lui continuava a guardarmi, mi fissava sempre, mi guardava. La ragazza mi dava sempre le spalle. Sempre di mattina l'ho rivisto, sarà stato agosto-settembre all'Eurospin di Brembate dove sono entrata per comprare una bibita. Lui era al banco con delle bibite, era girato di spalle. È stato quando quel signore si è voltato, sicura gli occhi e il signore del parcheggio. Questo signore l'ho visto in altre circostanze, è il signore del parcheggio. Molto tempo dopo, seguendo una trasmissione in diretta sul caso, Iara, condotta da Bruno Vespa, è stata mostrata una fotografia che riprendeva, mostrava la zona in cui Iara presumibilmente era stata rapita. Si vedeva anche il parcheggio del cimitero vicino al centro sportivo. Mentre la testa racconta, Bossetti, quasi in aria di sfida, pollice, indice, a sorreggere la testa nel palmo della mano, fisse la testa e che un po' emozionata continua nel suo racconto. Mi sono ricordata dell'episodio e ho collegato le due cose. Ne ho parlato con mio marito e con i carabinieri della stazione. Gliel'ho raccontata. Era il 24 novembre 2014. PM, va bene. Pelillo, questo signore l'ho incontrato due volte. Ne è rimasta suggestionata? Azzolin, il parcheggio era vuoto. Mi ha proprio fissato, fissato, stralunato. Guardavo con una particolare intensità, con occhi quasi bianchi da volpe. Perillo ci descrive a quegli occhi. Azzolin sembravano bianchi. Perillo, questo soggetto lo vede in questa aula? Azzolin, sì. Perillo, riuscirebbe a datare il momento dell'incontro? Azzolin, agosto, settembre, fine agosto, primi di settembre. Primi di settembre, prima dell'apertura delle scuole. Viene presentata una fotografia che riprende il parcheggio di cui si parla e le zone limitrofe, le aree circostanti. L'avvocato Camporini, in base alla foto che riprende i luoghi del parcheggio ed in base ad un breve filmato che riproduce il percorso da effettuare per raggiungere il bagno posto all'interno del vicinissimo cimitero, presso il quale la testa si sarebbe recata per necessità, pone una serie di domande su dove la testa esattamente si trovava con la sua macchina, informandosi sul percorso fatto dalla station wagon al momento in cui ha fatto accesso al parcheggio il punto in cui poi è andata a posizionarsi. Interviene anche Salvagni che sui movimenti della macchina alla station wagon chiede che vengano indicate le manovre effettuate in che direzione prima che la stessa fosse parcheggiata. Presidente, il tragitto da dove ha parcheggiato la sua macchina alla toilette, lei l'ha fatta a piedi? Azzolino, sì, la toilette è dentro il cimitero. Salvagni, sua figlia ha iniziato l'attività sportiva dal 2007. La società sportiva a cui sua figlia è iscritta ha un'altra sede, un'altra struttura, non fa parte degli stabili del centro sportivo. Azzolini è attaccata al centro sportivo appena si entra nel parcheggio. Ero lì da sola. Stavo lì da sola, è una ditta. Salvagni le ricorda, riesce a, a collocare quali sarebbero i giorni di martedì e giovedì. Azzolini. Io non ricordo, non me lo ricordo. Salvagni ricorda almeno se era una giornata di sole e se faceva molto caldo. E poi come mai va a parcheggiare così lontano? Alzolin, parcheggiato sempre in quell'angolo lì vicino al cassone. Faceva molto caldo. Salvagni come mai non si è recata nel bagno della vita? Quante macchine erano nel parcheggio? Alzolin, solo io e basta. Salvagni, lei conosceva Bossetti? No, l'ha visto prima? Azzolini, No, io ero seduta in macchina mentre stavo aspettando. Campurini. Ha deciso di andare in bagno al cimitero. Quanto tempo ha impiegato e dopo quanto tempo è tornata indietro? Dieci minuti, non lo so. La ragazza aveva i capelli mossi, sciolti, marrò, lunghi mossi sulle spalle, castano chiari, maglietta, pantaloncini, calzature sportive. Lei l'ha vista in faccia? Quando sono uscita dal parcheggio mi ha guardato anche lei qualche secondo, non sorrideva, uno sguardo serio, aveva il viso molto rosso, ho notato l'apparecchio dei denti. Camporini, senta, l'ha vista qualche altra volta, l'ha vista sui giornali, dopo che è successo il fatto, ha visto questa immagine diverse volte. Azzolin. Io questa ragazza l'ho vista. Quando hanno arrestato il signor Bossetti mi è venuto in mente la ragazza. Le vengono mostrate una serie di fotografie della ragazza. Domanda, la ragazza che ho visto nel parcheggio era Yara Gambirasio? Era la stessa ragazza? Azzolin, sì. Era Bossetti? Azzolin, sì. Presidente, lei ha osservato molto meglio il conducente della vettura. La ragazza sembra l'abbia osservata meno, un po' meno, perché era di spalle. Ha descritto anche l'apparecchio. Azzolin, io l'ho vista da qualche parte, non ne sono sicura. Presidente, le hanno mostrato molte fotografie di aria. In ambito di queste fotografie, una in particolare la collegava a questo ricordo. La Teste non sa di che marca fosse la macchina, era di colore chiaro, una station wagon. Le viene chiesto se quando questa autovettura è passata, aveva il motore acceso o meno. È richiesta di collocare sul piano temporale i martedì e i giovedì. In cui accompagnava la figlia agli allenamenti, dichiara che si trattava degli ultimi giorni di agosto e dei primi di settembre, ma che non sa specificare esattamente la data del giorno di martedì o di giovedì in cui è accaduto il fatto. Richiesta su quanto tempo dopo si fosse recata all'Eurospina afferma: Non la settimana successiva o l'altra ancora, non me lo ricordo. Camporini queste sensazioni le raccontava in casa, Azzolini. Io questa ragazza l'ho visto ancora. Una cosa così, ma mio marito come al solito non mi dava molto credito. Presidente, suo marito non l'ascolta molto quando parla. Camporini non le è mai successo di essere stata smentita quando ha detto di aver riconosciuto qualcuno? Salvani, la ragazza le ha sorriso. Azzolin no, era imbarazzata. Interviene il presidente. Lei stava sorridendo, ha smesso di sorridere quando l'ha vista. Salvagni il 27 novembre del 2014 ha dichiarato avendomi sorriso. È in questa circostanza che ha notato l'apparecchio. Lei in pochi secondi è riuscita a determinare l'età 13, 14, 15 anni, l'altezza 1,60, la corporatura, il vestito, maglietta, pantaloncine, gambe nude, scarpe ginniche bianche, il colore dei capelli, l'apparecchio, le guance rosse. Salvani, il signore dell'auto, ricorda se aveva barba e baffi? Azzulin rimasta impressionata dagli occhi. Salvani, ricorda se aveva capelli lunghi o corti, qualche altro particolare? Presidente, l'ha visto in macchina, l'ha visto all'Eurospin. Salvani è andata all'Eurospin soltanto una volta per comprare una bottiglietta da bere. Lei ha dichiarato di essere rimasta totalmente impaurita. Ha visto la targa, non ha preso il numero di targa. L'ha riguardata di nuovo, presidente, intimorita per paura che l'aggredisca o a disagio perché continuava a guardarla. Azzolina, a disagio perché continuava a guardarmi. Salvagni avrebbe voluto prendere il numero di targa, ma essendo impressionata, non l'ha fatto. Lei prende i numeri di targa quando va in giro, presidente. Qual era il suo stato d'animo inizialmente a disagio ed infastidita? Azzolina, se mi dice qualche cosa così. Presidente, quando è arrivata la ragazza non si è più insospettita, si è sentita più tranquilla, ha pensato fosse il padre. Salvagni cosa l'ha incuriosita? Anzolin, dopo il bagno continuavo a guardarmi. Presidente, l'idea di prendere nota del numero della targa è nata prima dell'arrivo della ragazza, poi si è tranquillizzata. È rimasto il fatto che quest'uomo la guardava in modo insistente. Salvagni, papà e figlia, qualche atteggiamento particolare? Azzolin guardava lei e basta, poi se n'è andato. I fatti sarebbero accaduti tra le ore 10 e mezzogiorno. Camporini fa rilevare che i giorni di martedì e giovedì, compresi tra gli ultimi 15 giorni di agosto e i primi giorni di settembre, sono relativamente molto pochi. In tutti questi giorni di martedì e giovedì l'imputato dire, si troverebbe al lavoro. L'unico giorno in cui non sarebbe al lavoro è il giorno 9 settembre, ma quel giorno sarebbe a pranzo e per di più, secondo il certificato meteo, non c'era sole e non faceva caldo, ma pioveva. Chiede di depositare una certificazione meteo, precisa altresì che il 14 settembre Iara era a scuola a Bergamo, per cui l'inizio dell'anno scolastico è da collocarsi prima di tale data. Si dispone l'acquisizione del calendario scolastico dell'anno 2010 tramite il provveditorato agli studi di Bergamo. Nel frattempo sono state portate in aula per essere sottoposte alla visione della testa una serie di fotografie riguardanti sia più immagini di Yara che più immagini di autovetture Wagon Station, perché la testa possa procedere a delle conferme o meno. Presidente, possiamo sottoporre alla visione del testa le fotografie. La testa sfoglia le numerose fotografie che le sono state poste di fronte e, dopo un'attenta osservazione, si sofferma sulla fotografia, la numero 8, quella che le avrebbe permesso di poter confermare che la ragazza vista nel parcheggio con il signore della wagon station era proprio Iara Gambirasi. Presidente, invece, il colore della vettura azzolin la testa sfoglia. L'album delle foto ritarda sul colore della macchina. Poi mi sembra questa qua. Il modello non lo so. Sembrerebbe questo non lo so. Pubblico ministero chiede conferma sulla foto numero 8. La foto numero 8 corrisponde, mentre le altre non mi hanno portato alcun ricordo. Concludendo, la testa Azzolin conferma di aver riconosciuto nella fotografia numero 8. La ragazza del parcheggio, così come vedendo la stessa foto in data 27 novembre 2014, data della sua deposizione, aveva riconosciuto la ragazza che era salita nella macchina del signore individuato poi in seguito in Massimo Bossetti. Al termine dell'interrogatorio e prima dell'ingresso dal secondo test Rodolfo Locatelli, suo ex compagno di cella Massimo Bossetti viene condotto dai suoi car car carcerieri i numerosi agenti di custodia presenti in aula nel gabbione di vetro blindato. Si accarezza il mento lentamente, lisciandosi il pizzetto a mosca e masticando gomma americana. Chiede poi di essere accompagnato in bagno. Secondo test, Locatelli Rodolfo, compagno di cella di Bossetti Massimo nelle carceri di Via Gleno a Bergamo, il quale ebbe osservare che il suo compagno prestava particolare attenzione in televisione e sui giornali alle ragazze minorenni. Dopo la testimonianza della Alma Azzolini viene chiamato a deporre un compagno di cella di Bossetti, un suo compagno di camera per un certo periodo. Prima che il teste si accinga a fare il suo ingresso in aula, Trasportato da due agenti di custodia compare in aula un lungo sippare di tela bianca, un enorme paravento bianco con il quale gli agenti cercano in qualche modo di impedire a tutto il pubblico presente che il teste possa essere osservato e visto in viso dal pubblico e dalle persone in aula. Mentre le forze dell'ordine cercano in qualche modo di impedire ogni possibile visione del testimone, il presidente Bertoia e la sua prima assistente, il giudice all'attere Ilaria Sanesi, consultano velocemente i codici penali disposti sul loro tavolo. La presidente rende noto al pubblico presente in aula che data la qualità del test l'audizione avverrà a porte chiuse, ammessi solo i giornalisti. Si è saputo poi che il test era un pentito, un collaboratore di giustizia e come tale avente diritto a massima protezione. Dai resoconti di stampa e servizi televisivi si è saputo ancora poi che Locatelli avrebbe dichiarato che Massimo Bossetti era poco incline al dialogo. Era abbastanza chiuso, non parlava mai di Iara ma del processo. Sottolinea il Rodolfo Locatelli che Bossetti seguiva con particolare interesse la trasmissione di amici, che lo stesso Bossetti si era lasciato andare a qualche apprezzamento nei confronti di sua sorella che era venuta a trovarlo. Sorella che dimostrava una giovanissima età e ancora aveva accennato ad un conto bancario cospicuo di 580.000 euro sequestratigli sul conto esteri e mostrandogli una cicatrice sul fianco aveva fatto capire di aver partecipato ad una sparatoria. Il 23 settembre 2015, giorno di mercoledì, quinta udienza, nel ripercorrere il corso delle indagini effettuate. Il tenente colonnello Michele Lorusso, all'epoca comandante di Rossi di Brescia, richiesto se Bussetti avesse mai sparato, mai. Questa la risposta in merito ad una presunta sparatoria che avrebbe visto l'imputato protagonista come da lui stesso raccontato.